oggi parliamo di filtri passalto e passabasso sugli amplificatori, perché mi state martellando sui social network come si regola l'amplificatore, ma non il gain, proprio il filtro passalto o passabasso. Allora, è semplicissimo, lo guardiamo su questo amplificatore, anche se questo amplificatore ha soltanto il passabasso, perché è un ampli che avevo di un mio carissimo amico Daniele, anzi quando te lo vieni a prendere ancora qua, è 10 anni che è in garage, sta facendo la muffa, dai. Allora, prima di iniziare questo cacchio di video, raga, unboxing. Allora, sapete tutti che io sono affiliato a Amazon, quindi Amazon mi dà una percentuale sulle cose che voi comprate, di cui io faccio le recensioni. E ragazzi, siccome mi ha pagato 10,70 euro, non so se i fatturati qua si alzano, ho voluto regalarvi, adesso li apro con voi perché non so neanche se funzionano, i pennarelli nuovi per la lavagna bianca. Guarda che spettacolo, rosso, blu, verde e nero. Adesso speriamo di non aver sbagliato il link e di non aver comprato quelli indelebili. Credo di no. Però va che belli, li proviamo subito. Allora, raga, cominciamo, se no qua facciamo un video molto easy. Allora, usiamo la lavagnetta, che schifo, laviamola un attimo, che veramente, pezzo di carta. Direi che pennarello dell'altra volta. Qua la scritta pagliaccio tutto l'anno che mi ha regalato un mio amico, la facciamo in bella vista, eh? Gli ricordi non li butto. Dunque, allora, la prima cosa che dovete capire per riuscire a tarare un amplificatore è che il suono che produce un altoparlante, ma che belli che sono! Possiamo semplicemente disegnarlo su una lavagnetta in questo modo. Allora, quando avete tutta la musica in macchina, allora tutto l'impianto audio genera un rumore. Sarebbe un suono, però diciamo che è un rumore perché sento degli impianti da mettere insieme nei capelli. Infatti sto facendo il video a caso così. Allora, esistono, facciamole così. Il suono in natura ha delle frequenze basse, quindi siamo in questo range qua, delle frequenze medie, e siamo in questo range qua, e delle frequenze, lo faccio verde, alte. Ok? Quindi, quando voi sentite in macchina il classico subwoofer che pompa e fa le frequenze basse, vuol dire che siamo in una frequenza che va dai 50 Hz, la frequenza si misura in Hz, sotto intero, se no dobbiamo fare anche la BC, qua facciamo un corso di 2 ore, mi pare che sia. Da 50 Hz a 150. E già stiamo alzando, qua in questa range lavora il subwoofer, quindi le frequenze basse. Sugli amplificatori c'è scritto low pass, livello basso, ok? Poi da 150 facciamo più o meno 5000. Adesso non mi sono messo proprio lì a studiare, sto andando a memoria di quello che mi ricordo io. Dai 150 ai 500 c'è la classica voce umana, quella che sentite mentre io parlo, no? Quello che sta registrando in questo momento è il microfono. E quindi in questa fascia ci lavora il midrange. Quindi facciamo una cosa, segniamo qua M midrange, sulle frequenze basse scriviamo sub oppure woofer. Ma il woofer in realtà, vabbè, mettiamo anche woofer, dai. E altre poi ci sono le frequenze alte dove lavorano i famosi tweeter, e siamo nella sezione dell'amplificatore high pass, livello alto. Tweeter tradotto sta per cinguettio, come gli uccellini, che sono frequenze che vanno da 5000 fino all'orecchio umano
arriva al massimo a 19.000, 20.000, siete già proprio degli audiofili di quelli, mia roba di Beethoven. Scriviamo qua in nero, così facciamo un bellissimo grafico, 20.000 Hz. E quindi vedete che ci lavora il Twitter. Cosa dovete fare se voi in macchina volete fare il classico impianto a due vie sul fronte anteriore più il sub, perché è l'impianto base che abbiamo tutti quanti, da dove siamo partiti tutti quanti. Allora, la domanda principale che mi fate sui social è: io sull'ampli ho tre settaggi, full range, low pass e high pass. Cosa faccio? Metto su high così suona di più l'ampli? No, non è che se c'è scritto high pass l'amplificatore eroga più basso. No, se mettete il crossover attivo dell'amplificatore su high pass vuol dire che lui nei finali di potenza in uscita erogherà delle frequenze da 5000 in su. Quindi sul kit anteriore della vostra autovettura, se avete il woofer che riesce a scendere a 80, 90, 100 Hz, quelle frequenze, oh, sono perse. Quindi sentirete soltanto il cinguettio degli uccellini. Ma l'ampli non suona niente, 1000 euro di ampli non suona, per forza, se lo metti in high pass. Discorso al contrario, allora lo metto su low pass. No, sbagliato. Perché? Perché se no il vostro classico Twitter del kit due vie perderà tutte le frequenze alte, quindi tutto il dettaglio della musica. Il vostro woofer e il vostro sub lavoreranno bene, ma al meglio, la gamma medio alta tagliata. Quindi il discorso è che se voi avete un ampli quattro canali con due sezioni amplificate, una che fa high pass e l'altra che fa low pass, su light collegate i tweeter, la medio alta, su low collegate i woofer. Ok, questo è chiaro. Poi ci sono ampli dedicati solo per il sub, tipo questo, che è del mio amico Daniele, che saluto. Daniele, mi raccomando, guarda il video e ricordati di questo bellissimo JBL che continua a conservarti. È bellissimo questo ampli, è vero che ha 9-10 anni, però a parte che è un due canali secco, poi è dedicato soprattutto per i sub. Guardate qua, praticamente lui ha gli ingressi dalla sorgente, poi vabbè ha un out se volete mettervi in parallelo con un altro amplificatore, e poi ha praticamente due regolazioni. La prima che è l'input level, ovvero aumenta il gain, la potenza dell'amplificatore, e l'altro, volevo farvi vedere la classica taratura per un attimo, un cacciavite a taglio bruttissimo tipo questo. Vedete gli ampli hanno queste vitine qua, io sono con un cacciavite a taglio. Allora, questo è il gain, abbiamo detto lo teniamo tutto basso. Poi questo qua invece è il low pass frequency, vedete che c'è scritto 32 Hz. Guardate lo spettro audio che abbiamo detto prima, io qua ho messo 50 perché ragazzi a 32 i coni, le sospensioni degli altoparlanti fanno dei rimbalzi che è solo distorsione, quindi per quello io ho ragionato sui 50 Hz, è già buono ragazzi. Per chi fa SPL fare tanti decibel con 50 ce ne va di volume. Comunque questo parte da 32 Hz e arriva massimo a 320 Hz, quindi un po' di più dei 150 che abbiamo insegnato noi. Quindi questo numero qua, se voi vi ricordate lo spettro audio, sapete già, senza andare a leggere l'etichetta della scatola, che questo qua è un ampli per sub, non potrà mai funzionare per un kit a due vie, perché non ha il full range. Avesse avuto qua una levetta che escludeva il low pass, quindi le frequenze basse, allora sì che potevo usarlo. Perché? Perché avrei montato
un classico kit due vie che ha il suo crossover passivo che devia buffer, medio e tweeter, e quindi mettendolo in full range io dalle uscite del finale dell'ampli entravo nel crossover a valle dell'amplificatore e poi col crossover dividevo buffer porta, medio e tweeter sul montante. Quindi vi deve saltare subito all'occhio che quell'ampli è un ampli dedicato ai sub. Quindi gli ampli, quando dovete acquistarli, non guardate soltanto le potenze, ma cercate di guardare nelle caratteristiche se possono funzionare per la vostra idea di progetto che dovete realizzare sulla vettura. Quindi mi raccomando ragazzi, memorizzate lo spettro audio, memorizzatelo bene, e se voi avete in mente queste tre bande, low, mid e high, in automatico avete capito tutto. Poi l'altra domanda che spesso mi viene fatta: ma io il crossover lo devo mettere a monte dell'ampli? Se è un crossover passivo, no, proprio per il discorso di prima. Se voi filtrate qualcosa prima che entra nell'ampli, poi l'ampli ha altri filtri suoi attivi, state facendo un minestrone che non finisce più. A parte che state spendendo tantissima potenza in giro per i crossover, sappiate che un crossover attivo, no, ma passivo, che è composto da condensatori, induttanze, bobine, assorbono potenza. È vero che servono a filtrare il suono, ma assorbono potenza. Quindi perché dobbiamo sprecare come meccanica tantissima energia dentro degli attriti? Tanto vale sfruttare i crossover attivi che ci sono dentro gli amplificatori. Ovvio, bisogna tararli con un certo criterio, tenendo sempre a mente, ripeto, lo spettro audio che è questo qua. Spero che questo video possa esservi utile. Se avete domande, dubbi e perplessità, contattatemi in privato. Gli indirizzi mail lo leggete nelle informazioni del canale. Raga, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, perché vedo che tante persone visualizzano i video ma non si iscrivono al canale, e guai a te perché ti venga a prendere a casa. Seguitemi anche sui social network, Facebook e Twitter. Tra l'altro sulla sezione Car Audio ho creato un blog, vi metto sotto il video il link in descrizione per andare a vedere tutte queste cose qua. Faremo poi, se trovo un paio di woofer, medi e tweeter, un po' di roba che mi è avanzata da qualche parte su impianti vecchi, faremo dei video sul collegamento in parallelo e in serie, perché vedo che l'altro problema sono le impedenze. Ragazzi, questi amplificatori qua lavorano su 4, 2, qualcuno ha un ohm, ma ha un ohm, raga, stiamo parlando di saltatrici, non stiamo parlando di amplificatori. È vero che eroghiamo tantissimi watt, però il suono è veramente nada. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale, like, condividi, social network. Ciao raga, alla prossima. Ciao.